Bella raga, questo è il mio nuovo video, come installare Grim Fandango. Beh, iniziamo a scaricare i file che ci sono in descrizione. Allora, i requisiti sono avere Demon Tolls e il file ISO di Grim Fandango. Ecco. Iniziamo a aprire Demon Tolls. Trasciniamo l'immagine nel disco, cioè ovvero nel nostro lettore virtuale. Se non avete il lettore, premete qui DT più. Seguiamo. Sì. Next. The folder, yes. Okay. Aspettiamo che si installi il gioco. Dopo finita l'installazione, rechiamoci sul computer. Facciamo nell'immagine del disco di Grim Fandango destro, tasto destro, apri. Andiamo su Grim, no, update, scusate, update. Apriamo Grim Update 1-Boss01. Ok. Poi dopo ciò apriamo Grim Pack XP. Next. Next. E mettiamo la cartella del gioco di Grim Fandango, ovvero C, per chi ha un sistema operativo a 64 bit e program file 86, invece per chi ha un 32 bit program file. Io ho 64 bit, quindi clicco qui e cerco Lucas Art. Trovato Grim e facciamo ok, next, start. Dopo che abbiamo patchato il gioco, dopo che avremo patchato il gioco, ovviamente qui spunterà il launcher e possiamo scegliere di, diciamo, play, cioè che chiude il launcher quando è avviato il gioco. Beh, io avvio il gioco per farvi vedere che funziona e anche funziona bene, quindi come ben notato va bene. Non vorrei rovinarvi il gioco, quindi io chiudo. Beh, alla prossima. Ciao ciao raga. Let's go.